Ben ritrovati a tutti, mercoledì 25 agosto, il Milan continua a lavorare per chiudere la trattativa Bakayoko, oggi nuovi contatti con il Chelsea per definire il passaggio di Timothée Bakayoko in rossonero per questa seconda avventura in rossonero dopo le esperienze in prestito al Monaco e al Napoli. Questione di dettagli, ieri abbiamo documentato la presenza qui in sede alle mie spalle degli agenti di Bakayoko per definire la trattativa con il Milan, ultimo passo e poi il giocatore sarà pronto a sbarcare di nuovo in Italia per mettersi a disposizione di Stefano Pioli. Pellegri questa mattina ha firmato, sarà ben presto un giocatore del Milan, ha firmato qui in sede, poi Maldini e Massara hanno lasciato la sede, lo vedrete alla fine del video, inserirò in coda le immagini di Maldini e Massara girate proprio alle spalle di questa inquadratura dove c'è il garage di casa Milan. Da lì naturalmente entrano procuratori, vanno e vengono dirigenti, però sono ore calde perché il Milan sta cercando di mettere a segno il colpo finale del mercato, comunque l'acquisto sulla tre quarti. Sapete benissimo che si parla di Jesus Corona del Porto, un giocatore che interessa tanto al Milan, non è semplice perché il Porto chiede più di 10 milioni, quasi 15 milioni, nonostante il giocatore sia in scadenza di contratto nel 2022. Tra l'altro Corona molto spesso, anzi quasi sempre, è stato utilizzato come esterno destro, quindi bisogna anche capire la collocazione tattica all'interno del 4-2-3-1 del Milan o comunque di come il Milan potrebbe mutare con l'ingresso di Corona nello scacchiere di Stefano Pioli. Non è detto che però alla fine si faccia l'operazione perché, ripetiamo, non è semplice, i costi sono alti sia per quanto riguarda i costi dell'ingaggio del giocatore ma anche i soldi da dare al Porto e le commissioni ai procuratori. Quindi work in progress qui a casa Milan, anche se, ripeto, verso le 13 più o meno, qualche minuto prima, i dirigenti del Milan hanno lasciato la sede, evidentemente per incontrare procuratori e dirigenti in centro a Milano. Però parliamo anche di uno dei temi più caldi di questo momento particolare di agosto e mi riferisco a Kessié. Me l'avete chiesto in tanti, com'è la situazione Kessié. Abbiamo provato comunque ad informarci, bisogna subito specificare una cosa: ci sono diverse fonti, c'è la fonte giocatore, persone vicino al giocatore e ci sono persone vicino alla società che comunque danno delle versioni non del tutto simili, soprattutto sulle cifre. Quello che abbiamo capito è che il giocatore, secondo quello che filtra da fonti vicino al club, chiederebbe molto più di 6 milioni. Siamo sui 7 milioni più bonus. Di conseguenza, con queste cifre così alte, le difficoltà naturalmente del Milan di arrivare a queste cifre ci sono, anche perché avete letto e sentito, ascoltato le dichiarazioni di Paolo Maldini prima della partita con la Samp, quando dice il Milan è disposto ad acquistare e fare dei rinnovi ma non superando una certa soglia, un certo limite economico, anche perché poi si rischia di andare in difficoltà come è successo in passato. Stiamo vedendo anche che molti club stanno soffrendo a livello economico. È anche vero che magari perché sì bisognerebbe fare un'eccezione dopo aver perso a zero Donnarumma, dopo aver perso a zero Çalhanoğlu, che sì è un giocatore particolare, un centrocampista come lui con le sue doti, le sue qualità, è difficile da trovare sul calciomercato. E se il Milan dovesse perdere a zero Kessié, evidentemente poi dovrà andare a spendere altri 30-40 milioni per prendere un giocatore simile a Kessié. Quindi è giusto riflettere sull'ingaggio di Frank, del presidente, e cercare di aumentare questo ingaggio anche per trattenere un giocatore che è un pilastro della rosa di Stefano Pioli.
C'è anche da dire che dal lato giocatore però le richieste economiche per ora ci arrivano queste voci e non sono oltre i 6 milioni e mezzo. Quindi c'è un po' di discordanza sulle richieste di Frenkessy e del suo procuratore. Comunque parliamo di cifre molto alte. Attualmente Kessié guadagna 2 milioni e mezzo, quindi se il Milan dovesse accontentare le sue richieste andrebbe addirittura a superare il triplo di quello che guadagna ora. Quindi è giusto che a casa Milan si facciano due conti. Però è particolare il fatto che Kessié fino ad ora ha rifiutato un po' tutte le proposte. Sono arrivate anche dalla Premier League delle proposte di ingaggio molto alte, da 8-9 milioni di euro. Lui le ha accantonate, le ha messe da parte, le ha rifiutate perché vuole il rinnovo con il Milan. Questo fa capire che la volontà del giocatore è di rimanere, però poi resta ancora questa distanza economica da colmare. Il Milan, da quello che abbiamo capito, è arrivato sui 5-5 e mezzo nel corso di diversi incontri, è arrivato su questa cifra qui, comunque abbastanza alta rispetto ai 2,2 che guadagna attualmente Kessié. Inizialmente il Milan aveva proposto 3,5, poi è salita a 4,5, negli ultimi incontri è arrivato a 5,5 e mezzo, quindi la distanza non è abissale con Frenkessié e col suo procuratore. Se lui chiede 6,5-7 milioni, potrebbe fare un passo verso il Milan fare un passo verso Frenkessié e trovarsi a metà strada sui 6 milioni. L'auspicio, l'augurio da parte dei tifosi del Milan, di Stefano Pioli, della squadra intera, ma anche di Kessié e della dirigenza rossonera, è quella appunto di trovare un punto di incontro. Ci saranno altri incontri. Si andrà, la nostra sensazione è che si andrà ad oltranza con questo rinnovo, anche per provare a non perdere Frenkessié. È un giocatore troppo importante, livoriano. Il Milan ha dato ampia disponibilità a Kessié, gli ha anche permesso di andare a giocare le Olimpiadi con la Costa d'Avorio, proprio per avere un atteggiamento propositivo nei confronti di Kessié. Ora però bisogna passare ai fatti. Serve uno sforzo, un piccolo sforzo in più da parte della società, anche perché arrivati a 5 milioni e mezzo si potrebbe anche alzare leggermente l'ingaggio per accontentare, avvicinarsi alle richieste di Kessié, il giocatore col suo procuratore calare leggermente le richieste per trovare un punto di incontro. La piazza del Milan non si meriterebbe un altro tormentone alla Donnarumma, alla Çalhanoğlu per l'intera stagione, e quindi è giusto chiudere questa lunga telenovela nei prossimi giorni. La dirigenza spera di chiuderla prima della fine del calciomercato, però sinceramente ci sembra un po' difficile, anche perché vediamo Maldini e Massara molto attivi sul mercato in entrata. Abbiamo detto della firma di Pellegrini, abbiamo detto del probabile arrivo di Bakayoko nelle prossime ore, e poi si andrà dritti sul trequartista. Quindi anche a livello di tempistiche è dura inserire anche un ulteriore incontro o comunque sbloccare il rinnovo di Frenkessié. Però se non è entro il 31 agosto, magari all'interno della sosta del campionato, quando non si giocherà e quando il mercato sarà chiuso, bisognerebbe dare un'accelerata al contratto di Frenkessié e provare a chiudere finalmente questa lunghissima trattativa, perché è partita già da diversi mesi. Il rinnovo di Kessié non è la discussione sul rinnovo di Kessié non è partita poco fa. Ci ricordiamo addirittura di incontri a novembre scorso, a ottobre scorso, quindi è quasi un anno che si sta trattando, e il giocatore ha aumentato la richiesta economica tramite il suo procuratore, perché comunque vanno a scadenza di contratto, sanno che ci sono dei club importanti alle spalle, quindi giustamente alzano la posta in gioco. Il Milan però più di una certa soglia non potrebbe andare e non vorrebbe andare. Un rinnovo sì, ma a condizioni ragionevoli. Questo è quello che filtra da casa Milan. Vi lascio con le immagini dell'uscita da casa Milan di Maldini e Massara, quindi
dirigenza in giro per Milano, magari per incontrare procuratori e altri dirigenti per trattare giocatori in questa chiusura di calciomercato, e anche l'uscita di Pietro Pellegrini dopo la firma sul contratto con il Milan in prestito con diritto di riscatto. A presto.